E quindi il Papa viene a ricondurci alle radici della nostra fede in un Nord-Est che ha subito, come del resto tutta l'Europa, il processo di secolarismo, io lo chiamerei più che di secolarizzazione, che si intende come la pretesa di poter gestire tutta la propria vita a livello personale, a livello sociale, a livello politico, indipendentemente da Dio. Ancora una volta il cielo che si avvicina alla terra e sotto quell'altare il Papa con il collegio dei vescovi e i presbiteri, tutti i preti e i diaconi attorno a questo altare formeranno un'unica corona, quasi a indicare un trono sul quale l'Eucaristia è presentata. Questo dunque è il senso della visita del Papa a Nord-Est, ma anche il significato che avrà la Santa Messa celebrata dalle 10 in poi all'interno del Parco San Giuliano, un parco cantiere dove fervono i preparativi per allestire in particolar modo il palco e l'altare dove Papa Ratzinger celebrerà la Messa assieme a oltre 30 vescovi e 600 sacerdoti. Assieme a loro i numeri parlano di 600 ministri per la distribuzione della comunione, di 1000 chierichetti in arrivo dalle diocesi del Nord-Est e di 500 seminaristi. Per quanto riguarda tutta la macchina organizzativa, saranno 1000 i volontari che gestiranno l'arrivo dei fedeli al parco, tra scout, aderenti a Comunione e Liberazione e gruppi parrocchiali. Sempre volontari, in numero di 150, saranno invece i membri dell'associazione Noi, che animeranno per bambini e ragazzi uno spazio creato appositamente. Questi invece i dettagli tecnico-architettonici della struttura, con un occhio all'ambiente, all'ecologia e al risparmio. Quindi qua scatta tutta la raccolta differenziata di tutto il materiale di risulta di cantiere, cioè cosa significa? Quando si smonta ci sarà legno, ci sarà moquette, ci saranno dei PVC, cioè gli imballi. Tutto. Quindi abbiamo fatto un accordo con Veritas che poi si estenderà a tutto l'evento generale per fare una raccolta differenziata. E non avere sprechi anche da questo punto di vista, che sono tutti materiali riciclabili. Perché all'interno di questa, della sobrietà dei tessuti, la sobrietà di tutte le cose che sono state utilizzate, dei moduli per la costruzione, si è tenuto solamente questa indicazione, che poi è un'indicazione ascendente, anche di caratteristiche fondanti anche della Chiesa, di come si è poi costruita nei secoli, di verticalità che è molto importante ed è stata mantenuta ed è molto forte. Infine spazio alle notizie di servizio, utili a chi vorrà partecipare alla Santa Messa. L'area liturgica sarà aperta dalle 5:30 del mattino fino alle 9. Il consiglio è quello di arrivare in anticipo, muniti naturalmente del pass gratuito, che è ancora possibile prenotare sul sito www.ilpapanordest.it e ritirare presso il centro pastorale di Zelarino o eventualmente il giorno stesso ai valichi di San Giuliano. Quanto alle indicazioni logistiche, è utile consultare il sito dell'evento, ma anche il sito del Comune di Venezia, www.comune.venezia.it, per le modifiche alla viabilità, per gli spostamenti con i mezzi pubblici, per i parcheggi assegnati.